Buon salve gente, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vi porto la recensione di quella che è diventata una delle mie serie fantasy preferite di sempre e sto parlando della trilogia di Queste Oscure Materie di Philip Pullman, composto ovviamente da La Bussola d'Oro, che è il primo libro, La Lama Sottile, che è il sequel, e Il Cannocchiale d'Ambra, terzo e ultimo libro di questa trilogia steam fantasy. Dai, definiamola steam fantasy, ovvero una serie fantasy che ha alcuni elementi che si riconducono al genere steampunk, quindi l'utilizzo di macchine, l'utilizzo della tecnologia del vapore. Quindi oggi cercherò di parlarvi del perché questa serie è diventata una delle mie serie preferite di sempre. Vi dirò anche i difetti, ovviamente, che almeno io ho riscontrato all'interno di questa storia, perché ce ne sono diversi in realtà. Però, nonostante questo, la trilogia di Queste Oscure Materie per me è un capolavoro del genere. Penso sia un classico e che tanti autori e tante autrici poi abbiano preso un po' spunto da questa storia. E ancora oggi rimane una serie unica nel suo genere, con degli elementi unici, dei personaggi iconici, una trama ricchissima, davvero fantasiosa, immaginifica, insomma qualcosa che secondo me è ancora difficile guagliare al giorno d'oggi, nonostante questa sia una serie scritta più di 20 anni fa. Ovviamente la parte iniziale della recensione sarà senza spoiler, quindi non vi farò nessun tipo di spoiler sulla trama, poi quando comincerà la parte spoiler della recensione ve lo segnalerò. Vi dico brevemente la trama, ma innanzitutto non ve ne voglio parlare troppo perché secondo me è una serie che va scoperta mentre si legge e poi penso che tutti voi conoscerete insomma la trama di questa serie, da cui è stato tratto anche un film e una serie TV. Fondamentalmente la storia di Queste Oscure Materie è la storia di Lyra, la nostra protagonista che vive in una Oxford alternativa, che possiamo ricondurre al periodo che va a cavallo tra il 1800 e il 1900 del nostro mondo, del nostro universo. E la storia di Lyra fondamentalmente è la storia di una bambina che sarà la chiave per risolvere una guerra tra mondi, perché questa sarà proprio una vera guerra dei mondi, e del suo viaggio all'interno del suo mondo e anche in altri mondi per risolvere il grande mistero della polvere, che è questa entità, diciamo, che pervade tutto il nostro mondo, tutti i nostri mondi, e che però alcuni cercheranno di distruggere e di piegare al proprio volere. Quindi è una storia molto più complessa di così, non vi voglio dire troppo, appunto, però è una storia davvero piena di elementi, riflessioni, ragionamenti, colpi di scena, insomma, è davvero, secondo me, una serie completa in tutto quello che il fantasy può dare. Allora, partiamo un attimo dalle cose positive, dalle cose che mi hanno davvero colpito e mi sono rimaste dentro. Innanzitutto il sistema magico e il world building creati da Philip Pullman, che secondo me sono talmente originali che ancora oggi appunto è difficile trovare qualcosa che colpisca così tanto, che in realtà riesca anche a mischiare così tanti elementi, perché nella storia di Pullman vengono mischiati tantissimi elementi del genere fantasy, ma con una maestria che non li rende mai troppo, non li rende mai sovrabbondanti o in contrasto l'uno con l'altro, perché alla fine ci sono davvero tante cose, si parla di fede, di angeli, di creature che sono come i daimon, che sono questi animali con cui ogni persona nasce nel mondo di Lyra e che diventano i loro compagni di vita. Ma si parla anche di streghe, di orsi corazzati, insomma c'è un'infinità di creature, un'infinità di persone, personaggi, etnie, specie diverse all'interno del mondo di Pullman, e Pullman è riuscito a gestire tutte queste cose in modo molto molto buono. Alla fine, secondo me, nel terzo libro c'è un po' una caduta da questo punto di vista, dal punto di vista della trama, però ci arriviamo dopo. E anche il world building è qualcosa di pazzesco. All'interno della serie, come vi ho detto, si parla di mondi paralleli. E quindi Philip Pullman non solo ha immaginato l'universo di Lyra, che è quello che vediamo nel primo libro della serie, ma anche tutti gli altri universi che Lyra esplorerà nel corso dei libri successivi. Quindi non solo Philip Pullman ha creato un mondo, ma ha creato tanti mondi che sono collegati tra loro alla perfezione. Perché ovviamente c'è una storia dietro a tutti questi mondi, dietro al collegamento tra questi mondi, che ovviamente non vi dirò, e fa tutto parte di un grande piano, diciamo. E secondo me il modo in cui Philip Pullman ha immaginato questo piano è davvero incredibile, è davvero immaginifico, è davvero preciso anche in alcune cose, anche se purtroppo poi secondo me verso il terzo libro si perde e perde un po' quel grande disegno che aveva creato, ma perché effettivamente c'era tanta carne al fuoco. Comunque, sistema magico e world building rimangono la punta di diamante di questa storia, perché sono veramente cose che non solo magari non si trovano in altri libri, ma che oltre a essere super originali sono anche gestite da Dio. Altro elemento che mi è piaciuto veramente tanto sono stati i personaggi. In primis il personaggio di Lyra, che è questa bambina davvero piccola, mi sembra abbia sui 11-12 anni all'inizio della storia, che effettivamente è descritta proprio come una bambina, non è un personaggio onnisciente, un personaggio che sa tutto, sa fare tutto, gli va sempre tutto bene. E non solo, secondo me Philip Pullman è stato molto bravo a descrivere l'infanzia, quindi un personaggio nell'età infantile, perché Lyra è una bambina molto testarda, molto curiosa, è una bambina bravissima a mentire, a raccontare
creare storie, inventarsi storie sul momento per mentire agli adulti, che è un po' quello che alcune volte fanno i bambini. E nonostante all'inizio possa sembrare un po' insopportabile come personaggio, perché appunto è una bambina estremamente testarda che vuole fare come vuole fare lei, secondo me questo è un elemento estremamente realistico, estremamente verosimile, perché si sta parlando di una bambina, quindi non di un adulto. Lyra è impulsiva, si butta nelle cose, a volte senza pensare alle conseguenze, a volte invece mostra una grande maturità, che però è una maturità non dettata dall'età, ma da un'empatia, da una comprensione degli altri, molto più sviluppata di quella degli adulti, ad esempio. Gli altri personaggi, secondo me, sono iconici, non sono troppo descritti, non sono troppo approfonditi, si poteva forse fare di più da questo punto di vista, ma c'è talmente tanto all'interno della storia, che diciamo che non sono libri che vengono portati avanti solo dai personaggi, o soprattutto dai personaggi, è la storia che porta avanti tutti i personaggi. Poi, per fortuna, Lyra è un personaggio estremamente valido, che dopo un po' ti entra anche dentro e quindi riesce a mischiarsi bene con la trama super ricca e super movimentata di questi libri. Per chiudere un attimo il cerchio delle cose generali, io devo dire che non mi aspettavo che questa serie fosse così dark, così oscura, con questi toni veramente cupi, con queste scene grafiche molto forti, cioè non fortissime, perché alla fine è una serie fantasy per ragazzi, ma sinceramente io non credo che sarei riuscito ad apprezzarla davvero da ragazzino, perché è una serie con così tanti riferimenti, così tanti temi molto importanti che vengono affrontati, con queste atmosfere così cupe, così oscure, che a me hanno destabilizzato, hanno messo un po' a disagio in alcuni punti. Cioè, è una serie molto cruda, che non risparmia davvero scene molto forti di persone che muoiono in modi tremendi o di pratiche molto crudeli. Quindi io sinceramente non la farei leggere a un ragazzino. Questo è soltanto il mio pensiero, ovviamente, e non mi voglio mettere sopra a chi ha deciso il target di questa serie. Però secondo me è una serie che si apprezza soprattutto da grandi, non da ragazzini. È interessante magari leggerla da ragazzini e poi rileggerla in futuro. Ma se mi chiedessero quando è il momento migliore per leggerla, io direi dopo i 20 anni, cioè quando una persona è un po' più matura e non solo magari non si fa condizionare o mettere in soggezione da alcune scene, che comunque varia sempre in base alla sensibilità delle persone, ma è anche in grado di comprendere di più tutti i riferimenti alla cultura, alla sensibilità umana, a tanti concetti sul relazionarsi con le altre persone, che secondo me a un lettore troppo giovane sfuggono. Questa non è una serie che secondo me si capisce fino in fondo se si legge troppo presto. E poi appunto è davvero cupa, mette un sacco d'ansia a volte, io davvero non ho idea di come possa essere classificata come serie per bambini, cioè appunto addirittura bambini o ragazzini. Io non credo che sarei rimasto poco traumatizzato se l'avessi letta da ragazzino. Poi secondo me un altro grande pregio di questa serie è il suo ritmo, è un ritmo davvero concitato, veloce, che ti mette veramente, ti tiene col fiato sospeso per tutti e tre i libri, perché gli eventi si succedono in maniera forsennata, a volte forse anche troppo veloce, però non c'è davvero un attimo di respiro all'interno della serie, non ci sono momenti morti. Il grande mistero che c'è alla base di questa serie viene risolto soltanto verso la fine del terzo libro, come è logico che sia, ma davvero si brancola nel buio fino al terzo libro, a più avanti anche dell'inizio e della metà del terzo libro, e questa secondo me è una cosa che mette tantissima curiosità al lettore, che ha voglia di scoprire qual è il mistero di fondo. Secondo me Philip Pullman è riuscito a creare un intreccio narrativo grandissimo, geniale, complesso, è riuscito a far incastrare tanti tasselli tutti insieme, e davvero alla fine si arrivano alle rivelazioni con davvero stupore, e ci si arriva con quel senso di voglio andare avanti, voglio finire questa storia, perché voglio sapere che cosa succede, però allo stesso tempo vorrei che non finisse mai. Ma non solo, come vi dicevo, è una serie che parla di tantissimi temi, anche temi molto complessi come il rapporto con la fede, con la religione, perché i libri di Pullman sono un po' libri di critica alla fede e soprattutto alla religione, alla fede cieca nella religione. Da quello che ho capito, questa serie è stata un po' la risposta di Philip Pullman alle Cronache di Narnia di Lewis, che invece propendono molto di più per la visione positiva della religione e della chiesa, mentre Pullman ci va molto pesante su questa questione, perché fondamentalmente il tema centrale di tutta la trilogia è la lotta alla fede cieca, alla religione che opprime le persone, che usa i suoi dogmi non per fare del bene ma per fare del male. È forse una visione un po' faziosa, ma io non penso che l'intento di Pullman fosse distruggere la religione cristiana. Io penso che la riflessione che Pullman fa sia generale, in generale, su quando le persone obbediscono ciecamente ai dettami di culti o di religioni, che le porta a mettere da parte il proprio spirito critico e a perdere di vista anche ciò che è giusto e ciò che non è giusto, quando ciò che non è giusto in teoria diventa giusto perché viene fatto in nome della religione. Ma non solo, perché in realtà Philip Pullman non critica soltanto la Chiesa, ma critica anche la scienza slegata dall'etica, quindi la scienza che cerca di perseguire la conoscenza non per arricchimento dell'umanità,
dell'umanità, ma solo per ottenere qualcosa, che sia il potere. E quindi la scienza non è più una disciplina al servizio delle persone per cercare di migliorare la loro vita, ma diventa uno strumento che si rivela essere uno strumento di distruzione e di controllo totale sugli altri. Ma la cosa che forse mi è piaciuta di più di questa storia è stata un po' la morale alla fine del libro, che mi ha fatto commuovere, perché ha toccato anche delle corde su cui io credo molto come persona, che delle corde che risuonano molto con i miei valori come essere umano, ovvero il fatto di essere fondamentalmente altruisti, di cercare di operare per migliorare se stessi e, migliorando se stessi, migliorare il mondo anche per le altre persone. Quindi cercare di tenere sempre presenti quali sono i valori che portano qualcosa di positivo alla società, portano qualcosa di positivo agli altri, e lavorare su quei valori, cercare di trovare dei punti comuni con le altre persone e non mettere sempre se stessi, le proprie esigenze, la propria sete di qualcosa prima degli altri. Questo secondo me è il grandissimo messaggio che questa trilogia manda, e per questo forse andrebbe davvero fatta leggere ai ragazzini, ai bambini. Secondo me poi diventa molto cupa in altri punti, però il messaggio alla fine, la morale di tutta la storia è bellissima. Detto questo però, adesso passiamo un po' alle cose che mi hanno fatto storcere il naso, che fondamentalmente sono cose che si ritrovano soprattutto, anzi quasi esclusivamente, nel terzo libro, che a me è sembrato un libro un po' affrettato. Non so se c'era effettivamente bisogno di un quarto libro, ma c'erano davvero tante cose che Philip Pullman aveva messo sul fuoco, e forse per chiudere la storia, per finire il tutto, ha lasciato un po' alcuni pezzi morti per strada e che insomma non sono stati risolti nel migliore dei modi. Diciamo che questa storia, e il terzo libro in particolare, soffre un po' del fatto che si vogliono chiudere tutti i fili in un libro solo e in un finale che riesca a riacciuffare tutto quello che Philip Pullman aveva aperto, quando è molto difficile da fare e molto complesso, perché nel terzo libro Philip Pullman continua ad aggiungere cose. Il Cannocchiale d'Ambra è il libro più lungo della serie, quindi ci aggiunge ancora dettagli, ancora mondi, ancora situazioni, che forse era meglio inserire nel secondo libro facendolo un po' più corposo, e poi nel terzo concentrarsi di più sulla risoluzione finale della storia. E alla fine è soddisfacente, perché il cerchio si chiude, però ci sono tante cose che sono affrettate, perdiamo un po' il background di tutta la storia, perché fondamentalmente dobbiamo risolvere le questioni, dobbiamo arrivare al punto della storia, e tutto il background, tutto lo sfondo che poteva essere approfondito di più, perché era una parte fondamentale della storia, secondo me non è stato reso in modo soddisfacente. Si poteva fare di più, appunto, magari allungando un po' il secondo libro, lasciando il terzo di questa misura e affrontare un po' di più alcuni elementi di cui parleremo nella parte spoiler. Nonostante questo, a me il terzo libro è piaciuto tantissimo. Io ho dato 5 stelle su 5, anche se secondo me non è un libro che se ne merita proprio così tante, però mi ha coinvolto talmente tanto che non potevo dargliene di meno. E nonostante questo, è una trilogia estremamente godibile, potrebbe davvero diventare, se non lo è già, una delle vostre preferite di sempre. Tenete conto che è una serie che soffre un po' del voler chiudere tutte le fila del discorso quando c'è davvero troppa carne al fuoco. Niente di così destabilizzante, perché non ci sono buchi di trama o altre cose, però forse si poteva fare un po' di più da questo punto di vista. Quindi, per chiudere la parte non spoiler del video, io vi consiglio assolutamente la trilogia di Queste Oscure Materie. Vi ho già detto che è una trilogia super originale, super avvincente, come poche che ho letto nel corso della mia vita, ed è una serie che molto probabilmente vi rimarrà nel cuore. Tenete conto che il terzo libro si perde un po' per strada, niente appunto secondo me di terribile o capace di farvi dire porca miseria, ho sprecato il mio tempo a leggere questa trilogia. No, secondo me assolutamente no, perché ci sono talmente tanti temi e talmente tante cose che succedono che secondo me si può un po' perdonare qualche scivolone dell'autore. Quindi, detto questo, io passerei alla parte spoiler, quindi se non avete ancora letto questa trilogia o avete letto solo il primo e il secondo libro, interrompete qui il video, chiudete. Io ovviamente vi ringrazio per essere stati con me anche in questa recensione, e quindi adesso passiamo alla parte spoiler, che fondamentalmente si concentrerà sui difetti del terzo libro, partendo dal personaggio della madre di Lyra, perché effettivamente io all'interno del terzo libro ho notato un cambiamento troppo repentino dell'atteggiamento della madre di Lyra nei confronti di Lyra, perché tra il secondo e il terzo libro la madre di Lyra ha questa epifania, realizza che in realtà ama sua figlia e che la deve proteggere a tutti i costi, facendola addormentare, tenendola addormentata. Questo si chiama amore tossico. E in generale anche il personaggio di Lord Asriel si perde, si perducchia un po', ma perché anche lui proprio ce lo dimentichiamo, viene messo sullo sfondo e lo perdiamo continuamente, quando in realtà secondo me sarebbe stato molto interessante approfondire un po' i suoi progetti, i suoi piani, anche se fondamentalmente sapevamo cos'è che voleva fare. Però ecco, i personaggi di Mrs. Coulter e di Lord Asriel secondo me si perdono, perché c'è tanta roba in questo libro, talmente tanta roba, talmente anche tanta roba nuova nel Cannocchiale d'Ambra, che ci scordiamo di tante storyline
storyline di tanti personaggi che fondamentalmente sì, sappiamo che cosa vogliono fare, sappiamo cosa li motiva, però si poteva affrontare di più come cosa, soprattutto il cambiamento repentino della madre, che non mi ha dato particolarmente fastidio, però sembrava davvero di leggere di due persone completamente diverse. Tra l'altro non so se non viene spiegato, non l'ho capito io, come mai la madre di Lyra ha questo ascendente verso qualsiasi creatura, che tutti fanno quello che vuole lei, quando schiocca le dita partono, e non ho capito perché, cioè è un potere magico, è semplicemente il suo charm, però è qualcosa che va oltre, perché riesce a controllare anche gli spiriti la madre di Lyra, e questa cosa, boh, rimane un po' nel nulla. Altro problema, e questo secondo me è il problema più grande del Chiamo Chiale d'Ambra, è il fatto che perdiamo completamente la backstory, quindi la storia dietro alla figura che dovrebbe essere la figura più importante del libro, ovvero Dio, l'autorità, che è un personaggio che vediamo per 10 secondi, muore subito nel modo più stupido possibile immaginabile e svanisce così dal nulla. Alla fine la grande minaccia della trilogia non era tanto l'autorità quanto il fatto che la polvere stesse scomparendo, quindi la grave minaccia era la fine del mondo causato dalla scomparsa della polvere, non tanto il fatto che l'autorità voleva tenere sotto controllo tutti gli esseri del mondo. Ciò nonostante ci sono rimasto un po' male per questa cosa, perché l'autorità era un personaggio che mi affascinava tantissimo, avrei davvero voluto vedere di più le sue motivazioni, ciò che lo spingeva, è una divinità fondamentalmente. E invece quella è una cosa che si perde completamente, non scopriamo niente del suo passato, non scopriamo niente della società che aveva creato nel Regno dei Cieli, cioè non è il Regno dei Cieli, o forse si chiamava Regno dei Cieli, non me lo ricordo, però non scopriamo niente di tutto quel lato lì, e forse questo è l'unico caso in cui la trilogia diventa troppo semplicistica, cioè si cerca di semplificare troppo, secondo me, questa grande questione, questi personaggi, riducendoli semplicemente al male che cerca di prevalere sul bene, quando in realtà sarebbe stato molto più interessante approfondire questa entità e questi personaggi. Non so se questo è dovuto al fatto che Philip Pullman voleva immaginare una storia per bambini e quindi non andare oltre un certo tipo di livello, però visto tutto il resto, cioè mi è sembrato un po' come se nel resto dei libri siamo andati a 1000 all'ora, abbiamo parlato di robe metafisiche e poi la lotta tra il bene e il male è semplicemente la lotta tra il bene e il male, e questo mi è dispiaciuto davvero tanto. Penso che sia anche la cosa che ha fatto storcere di più il naso a tante persone che hanno letto Il Canocchiale d'Ambra, perché questa è una storia molto amata ma che ha deluso anche molte persone. Altre cose poi le ho trovate molto nebulose, non che non abbiano una spiegazione, ma è una cosa che magari devi ragionarci tanto e darle un po' per buone, come ad esempio il fatto della dottoressa Malone che rappresenta il serpente, quindi la persona che dovrebbe tentare Lyra, ma alla fine non è così tentatrice come personaggio. Cioè, per carità, non mi aspettavo che fosse il serpente in tutto e per tutto, quindi un personaggio negativo che cerca di corrompere Lyra, ma mi sarebbe piaciuto vedere una lotta morale molto più profonda che coinvolgesse sia la dottoressa sia Lyra e che quindi mettesse di fronte a questi personaggi un dilemma morale, una cosa che magari poteva anche sconvolgerle, e invece mi è sembrato un po' tutto troppo liscio. Cioè sì, abbiamo capito che la tentazione, la grande tentazione di Lyra era scegliere di rimanere con Will, però boh, mi è sembrato un po' sì, questa era la tentazione, però l'abbiamo risolta subito. Altre cose invece mi sono rimaste un po' lasciate così appese, come la questione della madre di Will, che sembrava avesse una certa importanza, invece no, alla fine lei non viene più menzionata, non aveva nessun tipo di importanza per la storia. O anche la questione degli spettri, che ora non mi ricordo se l'ho saltato io come cosa, però mi sembra che non ci sia una spiegazione di che fine fanno questi spettri, perché non vengono tutti eliminati, tant'è che alla fine Will ne crea altri aprendo quelle due o tre porte che apre alla fine del libro, e quindi si creano altri spettri. Questi spettri che fine fanno, in quali mondi vanno, perché sono persone, cioè personaggi letali, entità letali, però diciamo che sono scivoloni che ho voluto perdonare all'autore. Poi il finale mi ha veramente spezzato il cuore, io speravo, cioè in realtà non speravo, perché io amo i finali tristi, amo i finali in cui si soffre, perché secondo me ti rimangono più impressi. Quando va tutto bene è più bello, siamo tutti d'accordo, però non ti rimane così dentro come finale. E il fatto che Will e Lyra saranno per sempre separati e che noi proprio alla fine del libro non vediamo niente, cioè nemmeno un accenno di loro che si immaginano o che comunicano telepaticamente, è straziante, mi ha straziato, ma era quello che volevo. Quindi il finale mi è piaciuto tantissimo, anche se è un finale triste, però era il finale necessario per questa storia, secondo me. Ancora una volta mettere da parte se stessi i propri bisogni, i propri desideri per un bene più grande. E quindi niente, gente, siamo arrivati alla fine di questa recensione. Ovviamente a me farebbe molto piacere sapere che cosa ne pensate della serie, se a voi è piaciuta, se invece non avete apprezzato uno dei libri, come ad esempio il terzo,
diverso. Insomma, fatemi sapere qui sotto nei commenti, perché lo sapete che mi piace chiacchierare con voi. Poi questa è una serie super amata e super famosa, quindi fatemi sapere. Io vi ringrazio per essere stati con me ancora una volta e noi come sempre ci rivediamo nel prossimo video.